sì, sì, accomodati, accomodati. Abbiamo fatto un salto nel tempo per te. Al Cocktail Music Club succede di tutto. Amici del Cocktail Music Club, bentornati nel nostro locale. Avete visto, oggi c'è un'atmosfera particolare qui da noi perché abbiamo ospiti niente poco di meno che i J Factor Band, rappresentati qui da Gigi Maini e Francesco Baccani. Buonasera. Quindi voi siete due DJ, dico bene, Francesco? Sì, 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 noi siamo due DJ, diciamo d'esperienza, perché veniamo dal passato ma siamo nel futuro, come sempre. Certo. Come ha fatto ultimamente il carissimo amico Gigi, che ha fatto un ennesimo disco nuovo con le sonorità nuove, avendo come comunque base culturale delle reminiscenze antiche. Beh, oggi avremo un sacco di sorprese. Se mi permetti, vorrei dirti che lui è un vero professionista della musica, perché sono 42 anni, se non sbaglio, che ininterrottamente propone musica, la sceglie, ha sempre creato dei filoni musicali, è un bravissimo disc jockey, ma questo signore mi ha ricoinvolto e con molto entusiasmo abbiamo creato questo gruppo che si chiama J Factor Band, la chiamiamo band perché siamo più di uno e ci piace cambiare, e abbiamo trovato il nostro spazio nelle nostre zone. E beh, un altro ospite graditissimo che ci fa ascoltare questo sottofondo musicale è Michele Coldani, che sta lavorando mentre noi chiacchieriamo. Negli anni 80-90 la disco music era veramente un tormentone, una passione. All'apice. Sì, soprattutto la disco italiana, diciamo, negli anni 80 abbiamo fatto scuola nel mondo. Bello questo. Gigi, cos'è che hai prodotto ultimamente? Ma da quando sono ritornato a fare coi vinili alcune serate in discoteca, la passione della musica mi ha portato anche a avere le idee che avevo prima, né più né meno, sono un po' più attualizzate, ma sempre con un ricordo a quelli che sono stati gli anni, tu dici 80, ma per me sono 70 e 80. Faccio delle cose, diciamo, attuali, ricordando come suoni, come atmosfere, la musica degli anni 70 e 80. Ecco, l'atmosfera, detto bene, quindi il DJ ha un pochettino in mano l'atmosfera di sala, con questo deve crearla, quindi ha questo grande potere di, diciamo, di mescolare sapientemente gli ingredienti. Diciamo che è un ipnotizzatore, deve riuscire a ipnotizzare la platea attraverso la musica. Noi la facciamo ancora meglio visivamente, usando molto spesso, quasi sempre, il vinile. La nostra è comunque una realtà che vive tutta live, dal vivo. Francesco, io ti chiederei di fare una cosa qui per noi, per il Cocktail Music Club. Ti chiederei di andare alla console e di farci sentire come tu riesci ad animare una sala per far ballare, saltare. E allora al Cocktail Music Club, DJ Francesco Baccani alla console. Prego. Ain't nothing you can lose. Don't you hesitate no more.
Scusate il ballo travolgente di Lud. Lui quando c'è la musica non riesco a trattenere. Non riesco a trattenere. Come un forsennato. Ma Francesco, l'abilità del DJ alla fine è quella di riuscire a mixare i pezzi, per cui riuscire ad entrare nel tempo, talvolta rallentare. La musica è matematica, quindi è scandita da dei tempi logici, per cui entrare non è così difficile, basta capire il meccanismo. Poi la qualità è quella di abbinare i suoni, abbinare le varie situazioni, anche il pubblico che hai davanti ti dà una mano su questo. Certo. Ma quella è sensibilità, ognuno ha la sua, si spera sempre di far bene, quella è. E quindi nella scelta del brano che segue devi sempre un pochettino fare i conti. Io la faccio sempre, come dico sempre, senza scaletta, distinto, perché non mi piace programmare mai nulla avendo sempre davanti gente diversa. Il bello è ben quello di riuscire a coinvolgere, perché tu ti senti coinvolto a tua volta. Certo. Perché se programmi le cose diventano scontate. Ovviamente. E magari metti il pezzo sbagliato al momento sbagliato. Questo è il fascino dell'esibizione live. È live. Gigi, tu alla fine il disc jockey, visto che fa tutto dal vivo, deve immaginare al momento che disco far seguire a quello precedente, per cui alla fine della serata c'è una pila di dischi. Soprattutto se si fa con il vinile. Tanti anni fa le discoteche erano attrezzate per comprare i dischi, per cui il disc jockey se andava bene arrivava con la sua cuffia e basta. Oggigiorno il DJ si porta l'impianto, perché mediamente la discoteca non è tarata per farlo. Il DJ che porta il vinile si porta i piatti, cioè i Technics, e delle borse di vinile, a seconda di quanto programma che sia. Potrà essere. Devi portarti anche la gente. A volte ti viene voglia di fare la festa a casa tua. Infatti adesso chiedono anche: ma no, già che ci sei, non riesci a portare anche qualche tuo amico? Cioè, in pratica, il DJ diventa l'imprenditore. Imprenditore di un altro soggetto. Chi c'è? Chi bussa al cocktail? Una panda in doppia fila. Ma è George Aaron! Benvenuto oggi una puntata particolare. Ospiti inattesi, improvvisi e graditissimi. Prego, George, prendi posto con noi. Guarda caso, c'è una sedia. Incredibile. Guarda allora, a volte i casi della George, cosa stai facendo di bello in questo periodo? Ma siamo stati in studio con Bobby Solo. Ah. Adesso lui è volato in Alabama. Mm-hmm. E felicissimo, peraltro. Mm-hmm. ieri mi ha chiamato da me, da Nashville. Mm-hmm. Sta facendosi un bel giro, un tour negli Stati Uniti. Un lavoro insieme. Un lavoro che è partito come una cosa tra di noi, perché dopo 40 anni di amicizia, di serate insieme in giro, sembrava giusto coronare il tutto con un disco, visto che facciamo i cantanti, e invece sta raccogliendo un sacco di interesse in giro, per cui adesso siamo lì notte e giorno con il grande Gigi Cerin, che è il mio sparring partner in studio. Sì. E coproduttore, stiamo facendo un lavoro molto certosino per riuscire a dare un suono corretto. Dai, due voci così come la vostra, la tua molto acuta e quella di Bobby molto bassa. Ma che dici, Frangi? Ci facciamo ascoltare un pezzettino? Possiamo avere aspetta, adesso glielo mando. Un'anteprima di Bobby Solo e George Aaron nel brano Russian Lady. Russian Lady.
grande sorpresa, grazie George per questa anticipazione, e sarà un lavoro che quindi uscirà a breve? Sì, conteremo di uscire entro la seconda metà di maggio. Pierluigi Maini, adesso ti chiamo con il tuo vero nome, perché Pierluigi Maini, per i telespettatori, nella vita è un avvocato. Sì. Nella vita ovviamente è un po' più un DJ che un avvocato, però ecco, diciamo, la passione per la musica ovviamente non gli ha impedito di professare, di esercitare la professione, giusto? No, anzi, la passione per la musica mi ha spinto insieme al fratello Francesco Vaccari, lo chiamo così. Quando lavoravamo alla fine degli anni 70, io avevo finito l'università, ad andare a Milano a comprare i dischi, perché bisognava essere sempre aggiornati sulle novità, le radio private non erano tante e ognuno poi si faceva la sua scaletta, sceglieva la sua musica. Cosa è successo? Che siamo venuti a contatto con quelli che poi sarebbero divenuti i grandi discografici indipendenti, perché personaggi come Lombardoni Disco Magic, Salvatore Annunziata della Gong, li abbiamo conosciuti perché importavano i dischi. Poi una parola, l'altra, fatto sta ed è che mi sono occupato di musica per oltre 30 anni sulla piazza di Milano. E quindi George, tu in quegli anni frequentavi, conoscevi? No, allora, a fine anni 70 francamente frequentavo le medie, però poi... Comunque, insomma, i magnifici anni 80 e 90 hanno visto un po' la disco music e soprattutto la Italo disco, no? Abbiamo già parlato di questo come un elemento determinante e che ha fatto ballare, insomma, tutti i giovani e anche i meno giovani di quegli anni. Ma ritorneremo fra poco, tra qualche istante, su questi temi qui al Cocktail Music Club. Diamo la linea alla regia. A fra poco. Così accoglienti da sentirti a casa. Così specializzati da rispondere ad ogni tua richiesta. Così avanzata da non lasciare nulla al caso. Così sofisticata da sembrare semplice. Così attenti da costruirti un ambiente su misura. Così piccoli da chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Clinica Dentale a Torri di Quartesolo e Grancona. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Al Cocktail Music Club con i J Factor Band e con special guest, direi, George Aaron, che è venuto a trovarci così all'improvviso ma facendoci una gradita sorpresa. Alla console abbiamo il DJ Francesco Vaccari che ci sta facendo riassaporare le atmosfere degli anni 80-90. Ma tornando alla produzione attuale, quindi c'è un grande ritorno nel vinile, del vinile, e anche un grande ritorno della disco music, soprattutto quella italiana, Italo Disco. Ecco, qui ho un esemplare, Gigi, che è stato prodotto recentemente. Vuoi parlarcene? Questo disco ha un bellissimo brand che è stato l'insegna, il marchio della più, penso, della più grande etichetta discografica italiana di musica dance. Basta dire Ryan Paris, Dolce Vita, Happy Children, Happy Lion, She's Devil, George Aaron, tantissimi brani. Lombardoni, Severo Lombardoni, che è stato il fondatore, purtroppo è morto 5 anni fa.
Era nell'aria l'idea di ricordarlo e celebrarlo, e unitamente suo fratello Vittorio, che è il proprietario di Self, che è un'azienda che produce e distribuisce ancora tanti dischi e tanto vinile, e con l'aiuto di Emilio Lanotte abbiamo tirato giù una tracking list pensando di trovare il meglio. Lo abbiamo fatto in un cofanetto che riteniamo sia stata un'operazione molto simpatica, che contiene 4 vinili e 3 CD. Le versioni sono tutte le versioni lunghe, quindi le versioni che piacciono ai DJ, quelle che si possono mixare, e è stato fatto in edizione limitata di 999 copie, quindi, numerate, per cui una edizione. Chi lo ha voluto se ne è accaparrato, credo ne siano rimaste praticamente poche copie. E quindi qui George è presente con due brani, se non sbaglio. Sì, perché c'è anche Video, che era la mia prima band, e quindi bontà loro, due canzoni che rappresentano gli anni 80 dance. E poi qui abbiamo anche un altro lavoro proprio di George Aaron, questo è una produzione recente, e come ho detto prima, io se non è vinile non lo considero neppure disco, e quindi abbiamo stampato anche su disco. Ti faccio un applauso. Grazie. Grazie. E questo operato è uscito a dicembre, è già venduto molto in giro per il mondo, soprattutto in Messico, che come sai ultimamente mi ha adottato come cantante, sto venendo molto molto da quelle parti. Non è che il Messico vuole adottare anche lui come presentatore? Così no, essere. Qualsiasi ne parliamo, discutiamo. Ma mi fai un attimo che è partito un colpo. Peraltro, se in Italia hai un gruppo di interesse, o questi gruppi anche WhatsApp, ci sono 100 persone, considera il Messico nella sua dimensione, ne hai 100.000 di persone, quindi è un mercato. Dai Lud, che è la tua occasione. Certo, andiamo tutti pensando, assieme in Messico. Pensaci. Potremmo aprire una Cocktail Music Club a Città del Messico. Sì, ma io non posso venire purtroppo, guarda. Ma Francesco Vaccari, ecco, la produzione discografica nella disco music attuale. Sì. Com'è? E che differenza c'è con quella degli anni del boom? Si può dire che, diciamo, La musica che passa in discoteca purtroppo è quasi tutta ormai gestita sui tutte le piattaforme digitali. Cioè di cose in vinile ne escono pochissime, a parte le cifre che costano sono incredibili rispetto adesso il costo del disco ha superato quello del CD, una volta era il contrario, adesso invece i dischi costano molto di più dei CD. E poi quasi tutti i prodotti che vengono immessi sul mercato passano su queste piattaforme, quindi anche idealmente per noi che veniamo da lontano con altri presupposti per lavorare è un passo indietro secondo me, però purtroppo per lavorare bisogna adattarsi e ci si adatta, ma lo spettacolo del disco che gira non ha pari. Certo, sono contento perché George Aaron è un paladino. Non a caso no, Francesco, momento di tristezza beviamoci su l'amore del vinile. Cosa finalmente dite? Frangi che azzurro, cosa ci hai preparato? Turquoise Blue, un cocktail tipico degli anni 80, col suo caratteristico colore azzurro. E un po' fluorescente. Fluorescente, questo esatto. Con le luci soffuse della discoteca spiccava com'è. Va benissimo. Bene, allora la salute dei nostri ospiti. Il mio decaffeinato. Esatto. Ovviamente. Brava la barman. Bisogna dirlo, Grazie. Molto dissetante, Frangi, sì. Complimenti. Ci voleva proprio. E allora, Gigi Maini, ci stavi dicendo di come sia cambiato un po' il mondo discografico con l'avvento della musica online, sostanzialmente. Con l'avvento della tecnologia, con l'avvento di internet, tutti i mezzi immediati di con cui ci si può impossessare di una registrazione. Per cui. Oggi quindi, a meno che appunto c'è proprio il gusto di acquistare il disco, il vinile proprio anche come oggetto. Secondo me ci sono diversi mercati e parlo ovviamente a titolo personale. Secondo me il CD è un supporto che è destinato a scomparire nell'arco di 6-7 anni, mentre il vinile tendenzialmente ogni anno acquista un 8-10% di mercato. Quindi il vinile è il vero oggetto del collezionista della musica e continuerà ad esserlo. Il downloading è un altro fenomeno di diffusione della registrazione
assolutamente in diminuzione, perché con lo streaming e con gli abbonamenti uno può accedere a una library infinita, per cui il fruitore della musica, ma non collezionista, si orienterà secondo me sullo streaming. Il fruitore della musica collezionista acquisterà il vinile. Certo. Ecco, ma una domanda tecnica che vorrei fare a Francesco, Francesco Vaccari. Dal punto di vista della resa acustica sonora, della precisione dei suoni, il vinile rispetto al CD come si comporta? Ci sono stati anni e anni di discussioni perché con l'avvento poi del CD sembrava che questo suono annientasse il vinile. Poi invece tecnicamente si è dimostrato che il suono vero, quello della registrazione fatta in sala d'incisione, viene così racchiuso dentro nel vinile, quello proprio ufficiale. Perché il suono digitale, essendo un suono fatto di numeri, non ha contatto sonoro, quindi diventa molto più freddo, molto più pulito, molto più freddo, e non è reale. Il suono del vinile invece è qualcosa di reale, perché viene da un prodotto che è vitale. Siamo più un po' algido, dei suoni, delle sfumature, delle frequenze che il digitale non può dare. Possiamo dire che il vinile si avvicina di più alla musica sentita ed eseguita dal vivo è proprio quello. È proprio quello. Pierluigi Maini, torniamo alla questione del cambiamento del mercato musicale, delle abitudini, dei consumi. Ecco, come si è modificato anche il diritto d'autore? Tu sei un avvocato, quindi maneggi queste cose. Il diritto d'autore è una materia per cui dovremmo sederci qui e importunare gli ascoltatori per ore e ore, e io non avrei proprio voglia di farlo. Devi far conto che in quell'oggetto, che è un disco, che può essere anche un CD, qualsiasi cosa, è contenuta una registrazione. La registrazione è fatta di parole e musica, che sono astrattamente di un proprietario, mentre colui che come imprenditore cura la registrazione e quindi diventa il proprietario del master, ha dei diritti diversi. Per cui esiste il diritto d'autore, che è connesso all'utilizzo dell'opera musicale. Poi esiste il diritto del proprietario della registrazione, che è il diritto del produttore di fonogrammi. Sono diritti diversi, uno è amministrato in senso monopolistico dalla SIAE, l'altro è un diritto libero che dà frange di utilizzazioni e anche deriva incassi diversi, e qui diventa lunga perché farla capire non è una cosa semplicissima, per cui mentre un autore segue la SIAE, il produttore fonografico segue il suo contratto e segue associazioni di categoria che incassano per lui determinati diritti obbligatori che la legge prevede. Ho cercato di essere semplice, insomma, ma non è facile. Ci hai provato, insomma, a dire dal linguaggio forense. Ma George Aaron, tu adesso nelle tue produzioni attuali, come hai vissuto questo cambiamento, diciamo, tecnologico e anche, diciamo, commerciale della musica? Beh, diciamo che dalla fine degli anni 80, primi anni 90, mi ero abituato a non vendere dischi, quindi che grazie ai DJ che si sono inventati a Chicago all'inizio e poi si è diffusa la house, hanno ucciso chi cantava. Adesso, come diceva bene Gigi, c'è una riscoperta da parte dei giovani anche del vinile. Il vinile ha un valore diverso effettivamente, perché tu compri qualcosa, quindi senti di avere un qualcosa. E hai una parte del cantante. Io quando vado a fare le serate, sarà che ho un pubblico magari più legato ai miei tempi, in Messico in realtà no, perché sono tutti ragazzi giovani, però in generale in Europa è così, vengono col disco e se lo fanno firmare, ha un valore, non puoi far firmare un file, quindi è come avere la cartolina, cioè diventa un oggetto di culto. Se posso dire una cosa, sempre, oggi è la trasmissione sul vinile, in realtà noi ci eravamo messi d'accordo, ma quello che voglio dire è che esistono dei portali, uno a caso, Discogs, che danno delle quotazioni a livello mondiale, quindi non è una cosa nazionale, a livello mondiale, di determinati vinili. A me è capitato, fra i vari dischi che ho fatto negli anni 80, di trovarne uno che non era necessariamente uno dei più belli, anzi, che ha delle quotazioni da paura. Cioè, ho visto un disco che avevo prodotto, penso, insieme a Francesco, che erano i Max, Calling You,
che vale 150-200 euro ed è un disco singolo, sì. Cioè delle cose incredibili, per cui se uno poi si avventura e gli viene un po' il trip di andare a vedere e verificare, anche nella Italo Dance ci sono dei valori su certe registrazioni, forse più rare, forse meno distribuite, incredibili, e c'è richiesta, li vendono, quindi voglio dire, il disco è anche un piccolo investimento. E beh, questo è molto bello, ma posso investi sul vinile. No, poi Gigi è un intenditore, è proprio un collezionista, ha una quantità di dischi importanti, lo so, siamo tutti e due, diciamo che dove abitiamo noi abbiamo la forse più alta concentrazione di vinile al mondo. Penso. Beh, penso che va bene, dai, mi sembra che abbiamo oggi ricostruito un pochettino un'atmosfera molto interessante degli anni 80-90 per quanto riguarda la disco music, con DJ Francesco Vaccari che ci ha fatto vedere, sentire dal vivo come funziona un DJ set, no? Si dice così, sì, in gergo. Ora sì. Io direi che possiamo ringraziare i nostri ospiti, cosa dici Frangi? Ma ci hanno dato, ci hanno regalato una botta qualche di vita, soprattutto emozione. A te, guarda. Grazie, ti ringrazio. E quindi dai, ringrazio la J Factor Band con Gigi. Grazie Maini. A te Sergio dell'ospitalità. Grazie con Francesco Vaccari. Grazie dell'invito. Con Michele Coldani. Grazie. E ovviamente saluto George Aaron che oggi ci ha fatto una graditissima sorpresa. E speriamo di vederlo ancora qui come ospite al Cocktail Music Club, magari in occasione dell'uscita del prossimo lavoro. Ben volentieri. E con questo quindi saluto i telespettatori di Cocktail Music Club, dando loro appuntamento al nostro locale per ascoltare dell'ottima musica e gustare degli ottimi cocktail. Arrivederci. Ciao. Acquista un sorriso forte e sano. Vieni in clinica dentale nei giorni 26 e 27 maggio e partecipa all'Open Day Implantologia. Non perdere questa occasione. Denti fissi in poche ore. Chiama il numero 0444 88 9950 o rivolgiti direttamente in segreteria. I posti sono limitati.